Buonasera e bentrovati alla prima puntata stagionale di Dido in diretta dagli studi di Noi TV. Ospite per aprire questo nuovo ciclo di trasmissioni è il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, quest'anno non ci sarà la trasmissione dedicata ai sindaci il mercoledì sera, ma i primi cittadini li ospiteremo qui in questa trasmissione il venerdì, alternandoli anche con altri argomenti. Ovviamente c'è sempre la possibilità di fare domande e commenti inviando i vostri messaggi tramite SMS o WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Allora, iniziamo la nostra chiacchierata con il sindaco di Lucca. Questa mattina l'abbiamo vista all'inaugurazione del nuovo anno scolastico a Sant'Angelo, alla scuola di Sant'Angelo. Riparte quindi l'attività in tutti i settori della vita pubblica e sociale. E le chiediamo, quali sono gli obiettivi dell'amministrazione comunale di Lucca da qui alla fine dell'anno? Beh, innanzitutto mi preme ricordare che l'anno scolastico si è aperto con molti lavori nelle scuole, finiti, terminati, quindi le scuole hanno potuto riprendere il loro corso nella regolarità. Stamattina era la scuola di Sant'Angelo che è stata completamente rinnovata. Domani mattina cercherò di essere a Ponta Moriano perché voglio incontrare anche i ragazzi di Ponta Moriano, anche se soltanto per un breve saluto. Sulla scuola c'è da dire che stiamo ultimando, è in fase di ultimazione, la gara per il rifacimento e l'allargamento della scuola di Mutigliano, una scuola che da tempo aspettava dei lavori significativi per la messa in sicurezza con la scala e la scala di sicurezza appunto, e poi una fase di allargamento anche. La gara è pressoché ultimata, ci sono le ultime verifiche sulla ditta, che tra l'altro è una ditta che ha già lavorato per il comune in altre occasioni, della quale pertanto siamo sicuri, quindi conto che presto partiranno i lavori anche per Mutigliano. Ripeto, lavori molto 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 attesi. Per quanto riguarda il resto, l'impegno più grosso ora è la ripartenza dei lavori sulla manifattura. Abbiamo avuto un'immensità di problemi in relazione proprio ai progetti Pius. Stiamo cercando uno alla volta di risolverli. La ripartenza della manifattura, perché è noto che la manifattura si è fermata come intervento a causa di problemi che hanno investito la ditta più grande che faceva parte dell'ATI, e ora il nostro obiettivo primario è questo. Poi c'è la questione del Museo del Fumetto che dobbiamo rimettere in atto, perché il Museo del Fumetto è una questione che anche noi attendiamo e che vogliamo portare avanti. Tra l'altro, da questo punto di vista c'è anche un interesse del Ministero dei Beni Culturali, perché ne ho parlato a suo tempo col Ministro Franceschini, che è parecchio interessato all'idea del Museo del Fumetto. Inoltre vi sono altre questioni di rilievo, come l'inizio del Piu di Sant'Anna. Abbiamo delle concomitanze in termini di possibilità di spesa del bilancio, per cui dobbiamo regolare tutto in maniera piuttosto sensata, però anche questo è una questione da portare avanti. Mi piace ricordare che, tempo permettendo, asfalteremo qualche altra strada, tra quelle più danneggiate. Tra le strade più danneggiate c'è la strada di San Pietro a Vico, la strada sotto Poggio che porta a Nozzano, e altre che sono da risistemare. C'è via Matteo Civitali da sistemare, da concludere, c'è la pista ciclabile di Sant'Anna. Senta, il mercato del Carmine? Come vede, le questioni sono molte. Mercato del Carmine. Sul mercato del Carmine i lavori stanno continuando, sono lavori di consolidamento strutturale, sono lavori per 2,5 milioni su fondi della Fondazione Cassa di Risparmio. Ebbene, i lavori stanno continuando con un ritmo buono. Abbiamo fatto scoperte interessanti alla base del mercato, perché è venuta fuori una struttura alto medievale, quindi la chiesa di Santa Maria del Carmine, sulla quale poi è stato costruito il mercato, aveva origini assai più antiche rispetto a quelle che si potevano immaginare, che stanno ritornando fuori. Quindi anche l'ipotesi, favoleggiata a suo tempo, di avere un parcheggio interrato in quell'area,
così come si è dimostrato per lo scavo che abbiamo fatto in Santa Maria Corte Orlandini. Il parcheggio non ci si può fare. Altrettanto si dimostra, o almeno non si possono fare in quelle zone, parcheggi interrati come si favoleggiava un tempo, perché stanno emergendo delle questioni di grande importanza. Continuano i lavori esterni alla cavallerizza per la messa a punto di tutta l'area di Piazzale Verdi. Avete visto che la zona dell'obelisco è stata risistemata, risistemeremo anche prestissimo, perché sono già in corso anche lì i lavori di rifacimento, risistemeremo presto anche quella zona lì. Quindi c'è molta carne sul fuoco che dobbiamo portare avanti entro la fine dell'anno, ma mi preme ricordare anche alcune varianti che ci provengono da richieste ovviamente private, alcune varianti molto importanti che è bene portare a conclusione, perché si tratta di impianti sia abitativi sia produttivi che reputo di grande rilevanza, per cui è bene che il mondo della produzione e dell'impresa si senta vicino alla struttura del comune, perché oggi tutto questo va incoraggiato nel modo giusto, nel modo opportuno, ma va incoraggiato. Abbiamo pertanto varie attività a vari livelli. Sarebbe molto bello, e spero che ci si riesca, entro la fine dell'anno, preparare anche le premesse del piano operativo, per poterlo poi iniziare prestissimo nel 2018 e dare quella continuità al piano strutturale che il piano strutturale stesso, così come concepito, merita. Come vede, le questioni sono tantissime sulla carta. Alcune domande arrivate, queste prima della trasmissione, da parte di Maria Teresa di Lucca. Che cosa aspetta rimettere via Elisa a senso unico come era una volta e a togliere i semafori all'entrata? Dunque, via Elisa a senso unico è una questione che stiamo prendendo in considerazione, abbiamo preso in considerazione, naturalmente le cose vanno fatte nella accortezza generale, perché poi non è che si possono cambiare le organizzazioni delle strade senza poi uno studio preciso e approfondito. A senso unico sarebbe ovviamente in entrata. Certamente. Quindi la state valutando questa? Sono valutazioni che stiamo ovviamente facendo. Altra domanda da Maria Teresa: ma perché non ritornano le fiere come ai vecchi tempi in piazza San Michele, a Natale e a Santa Croce, cioè il mercatino in piazza San Michele? Piazza San Michele è stata una delle piazze storiche per il mercato a Lucca. Anzi, prima che il mercato delle Vettovaglie fosse spostato altrove, Piazza San Michele era anche piazza che serviva per il mercato delle Vettovaglie. Piazza San Michele però ha una grandissima importanza dal punto di vista monumentale. Tra l'altro, come le grandi piazze lucchesi, dà una visione d'angolo rispetto alla chiesa. A Lucca succede molto spesso questo. Il mercato, così come lo si è conosciuto in passato, delle dimensioni, come l'abbiamo conosciuto in passato, non sarà più possibile in Piazza Michele. Se costruiamo con i commercianti, con gli ambulanti, una organizzazione del mercato che sia in linea con il pregio della piazza, io penso che tutto questo possa essere discusso con l'istituzione di tutela, che in questo caso la sovrintendenza. Se riusciamo a far questo, se riusciremo a far questo, sarà possibile poter riportare anche il mercato in Piazza San Michele. Però dobbiamo costruire una progettualità di alto livello, così come richiede l'importanza della piazza. Ma i commercianti sono interessati a fare questo? Ha ricevuto delle richieste in quel senso? È un qualcosa che dobbiamo ovviamente studiare con loro, perché tutto questo si può fare soltanto se c'è una concordanza di interessi. E naturalmente è uno studio che dobbiamo portare avanti con l'organismo di tutela monumentale rispetto al monumento, che è in questo caso la sovrintendenza. Allora, altra domanda arriva da Walter Paoletti, che prima fa un'osservazione, che le aveva chiesto proprio qui a noi, durante un programma a noi TV, se asfaltava e illuminava completamente le mura. Lei ci è riuscito, forse questo, dice Walter, ha contribuito a farle vincere le elezioni. Però Walter le chiede se può dare una mano, assieme al sindaco di Capannori, alla Lucchese Calcio nel costruire un lucchesello dove i giovani lucchesi possono allenarsi e poi magari i più bravi approdare alla prima squadra. Dunque, interessanti le osservazioni di Walter. Beh, non so quali sono gli aspetti che ci hanno consentito di vincere le elezioni.
I lavori sulle mura sono stati lavori interessanti, ma mi piace avvertire Walter del fatto che contiamo entro la fine del mese di illuminare tutte le mura nella parte nord all'esterno. C'è una parte che è rimasta al buio ed è la parte che va da Porta San Donato fino a Porta San Jacopo. Bene, tutta l'illuminazione è pronta, io l'ho già vista, l'ho già anche provata. Funziona? Funziona. Pertanto è un'illuminazione di alto livello, tra l'altro, perché si basa sul risparmio energetico. È comandata centralmente, per cui si può stabilire il tempo di accensione per non sprecare nulla e via discorrendo. Aspetto l'assessore regionale, quindi ho un appuntamento con l'assessore regionale, con l'assessore Barni, il vicepresidente della regione, per accendere, visto che utilizziamo un fondo regionale, per accendere le luci anche all'esterno. Entro quando, ha detto? Entro il 27 di questo mese, quindi il 27 di settembre. Non mi piaceva compiere l'inaugurazione della nuova illuminazione per Santa Croce, perché, come tutti sanno, questa Santa Croce per noi ha avuto un carattere, certo, esclusivamente religioso, di grande semplicità. Non voleva associare nient'altro alla ricorrenza religiosa per i motivi che sono noti. Allora, ci dobbiamo fermare per il primo break pubblicitario. Rimanete con noi però, perché ci sono molte domande in arrivo e poi affronteremo il tema del concerto dei Rolling Stones in programma il 23 settembre sotto le mura di Lucca. Tra poco. Seconda parte di Dido con il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Allora, abbiamo detto che parliamo del concerto dei Rolling Stones, che è il mega avvenimento di quest'anno un grandioso avvenimento. Uno dei mega avvenimenti, però è particolare, perché io a memoria non mi ricordo di 56.000 persone concentrate in un unico spazio, più o meno nel centro storico, siamo a ridosso delle mura, quindi un evento veramente particolare. La bellezza di questo avvenimento è proprio la collocazione, la storicità della collocazione. Intanto vediamo il video promozionale del tour dei Rolling Stones, che è in corso proprio in queste settimane. Suoneranno prima a Zurigo e poi vengono in Italia, unica tappa italiana, quella unica tappa italiana di Lucca. Quindi una grandissima festa della musica, una grandissima occasione di festa per la musica, un formidabile veicolo promozionale per la città, ma anche una bella prova organizzativa da dare. Tanto che è inevitabile che qualcuno dica: ma non sarà troppo per Lucca un evento del genere? Lei, un dubbio del genere, l'ha mai assalita in queste settimane? Sempre, chiaro, il dubbio c'è, ovviamente. Si tratta di un avvenimento di grande importanza, preparato molto bene da tempo, perché è da tempo che stiamo preparando questo avvenimento. Poi, come fa a non venire il dubbio? Il dubbio viene per forza in casi come questo. Si tratta di un avvenimento, tuttavia, di altissima rilevanza, che ha le implicazioni di cui lei, Conca, parlava prima, e quindi credo che sia una grandissima occasione per la città. Se riusciremo a portare in fondo l'avvenimento come riteniamo di essere in grado di poter fare, speriamo di poter fare, bene, io penso che questa sarà stata veramente una grande festa per l'intera città. I disturbi ci sono sicuramente. Abbiamo chiuso 3 giorni la parte di Viale Carducci. Viale Carducci è stato chiuso la notte, però, perché per la messa a punto dell'area di spettacolo. Quindi le problematiche ci sono, sì, ma ripeto, questo è un avvenimento storico che rimarrà nella storia della città per molti versi. Confrontarsi con un avvenimento di questo genere è chiaro che ci ha posto qualche apprensione, anzi non qualche apprensione, molte apprensioni. Però l'esperienza dei comics ci ha abituato a attività di questo genere, perché non dimentichiamo che i comics sono un altro momento importantissimo, di altissima rilevanza per Lucca. Questa preparazione, tra l'altro, servirà anche per i comics che si svolgeranno nei primi giorni di novembre. Beh, io penso che era un'occasione questa da non perdere nell'insieme, perché, come lei ha fatto notare, Lucca da tempo è sotto l'attenzione davvero del mondo, come lo è stata anche in altre occasioni, se non rilevanti come questa, ma anche a suo tempo per il G7, beh, ci fu una notevole attenzione sulla città. Senta, c'è stato un episodio che ha generato qualche polemica: i lampioni segati sulle mura per far posto agli skybox. Ecco qua una fotografia tratta dal sito Lucca in diretta.
gli skybox sono i palchetti esclusivi per vedere il concerto. Certamente. Dalle mura. Le opposizioni l'hanno attaccata, c'è anche un esposto di Italia Nostra in procura su, sì, questa questione, ma ci può raccontare com'è andata? Tutti gli atti relativi al concerto sono stati coordinati da tutti gli istituti che si occupano di tutto questo. Quindi sono stati tutti atti che hanno avuto un'ampia coordinazione. L'importante è sapere che alla fine del concerto, dopo il concerto, tutto deve tornare come prima. C'è l'impegno delle organizzazioni, naturalmente, di rimettere tutto come era in precedenza. Quindi tutto deve tornare così com'era. Questa non è una situazione che siamo in mezzo a un campo, in aperta campagna. Siamo in una situazione molto bella, perché credo che i Rolling Stones abbiano deciso l'unica data in Italia in relazione a quello che si proponeva. Quindi è il fatto in sé, il fatto di suonare sotto delle mura che hanno la nostra storia. Sì, probabilmente allo stadio Porta Elisa non avrebbero suonato. Ma anche perché uno stadio è altamente impersonale, a parte il numero di spettatori, è uno stadio altamente impersonale. Le mura hanno un fascino del tutto particolare, e quindi credo che i Rolling Stones abbiano scelto la data di Lucca in esclusiva appunto per questo, perché è un concerto che comunque ha le caratteristiche per restare memorabile. Sui lampioni lei dice: non vi preoccupate, tutto tornerà come prima, non ci saranno danni strutturali alla città. Sicuramente no. E quali sono però gli aspetti organizzativi che state affrontando in questi giorni, quelli più difficili? Ma sono tutti... L'organizzazione di quel concerto è poderosa, e devo dire che è una ottima organizzazione, perché è una bella organizzazione. Guardate come è cresciuta l'allestimento dell'area di spettacolo. Ci sono problemi relativi alla necessità di stazionamento di chi verrà, quindi il reperimento dei parcheggi, ci sono le questioni relative alla ferrovia, al trasporto ferroviario, ci sono le questioni relative all'uso del viale Carducci, alla sicurezza. Sono tutte le questioni importanti, le più importanti, che stiamo mano a mano risolvendo. Per cui io mi auguro che una preparazione così intensa, così grande, e ringrazio tutti coloro che stanno collaborando per arrivare alla conclusione di questo iter davvero complicato, mi auguro che poi abbia il successo che merita. Ecco, tra l'altro del concerto di Rolling Stones ne parleremo sempre qui a questa trasmissione venerdì prossimo, la sera prima del concerto. Che lunedì verranno importanti giornali per interessarsi al fatto, e quindi siamo sotto gli occhi della stampa nazionale e internazionale. Lei ci andrà al concerto? Beh, penso che in qualche modo vedrò il concerto. Piacevano più i Beatles o i Rolling Stones all'epoca? Ma tutti e due, anche se devo dire che io non sono stato abbastanza distante dalle discoteche, da tutto quello che poteva interessare la gioventù del mio tempo. Un secchione lei a scuola? Era un secchione, non era soltanto un secchione. Io ho cominciato a lavorare molto, molto, molto presto, e quando ci si alza presto la mattina non si fanno le tre la notte. Questo è ricevuto, certo, il messaggio. Invece senta questo messaggio che è arrivato dal tono polemico. O sindaco, ma chi sono quei quattro gatti che ti hanno eletto? Saranno coloro che nel sistema del PD ci mangiano alle spalle della comunità. Per noi TV dovete passare anche questi messaggi, noi li passiamo. Certo, io sono contento. Se immagino firmato Nettuno. Nettuno, beh, allora Nettuno la prossima volta si firmerà Giove, Saturno, poi, oppure se è al femminile Minerva o chissà come. Dico a Nettuno che i quattro gatti che mi hanno eletto sono sempre, almeno per ora, di più dei tre gatti e mezzo che hanno invece votato l'opposizione. Quindi i quattro gatti che mi hanno eletto sono quattro gatti che hanno riconosciuto in quello che abbiamo fatto un lavoro di carattere positivo. Quanto poi al fatto che lui dica che qualcuno ci mangia su certe cose, beh, sappia che il sindaco di Lucca non ci mangia affatto. Quando vuol poi venirmi a trovare personalmente Nettuno, venga. Lo dice con un tono un po' minaccioso, però. Nettuno. Non minaccio nessuno, ho minacciato qualcuno io. Visto uno sguardo abbastanza agguerrito. Semplicemente trovo insopportabile che
ci sia oggi questa tendenza a mettere tutto insieme, a fare di tutte le erbe un fascio. Bene, su Lucca, alcune cose non sono ancora accadute e non accadranno. Quindi non c'è chi mangia o non mangia sulle varie situazioni. Quindi Nettuno si tranquillizzi da questo punto di vista. Se poi vorrà venirmi a parlare, sarò pronto anche a spiegargli meglio alcune varie considerazioni. Comunque sappia che i 4 gatti che mi hanno eletto sono sempre di più dei 3,5 gatti che hanno votato l'opposizione. È per questo che sono qui stasera, con dispiacere di Nettuno, forse con qualche piacere di altri. Torniamo sul territorio. Buonasera, come abitante della zona dell'Oltreserchio mi domando a che punto è il progetto delle fognature in questa zona, ricordandole che numerose famiglie hanno già pagato l'allaccio ad esse da molti anni, più precisamente dall'esecuzione del primo lotto dei lavori. Grazie Raffaello. Il signore Raffaello ha perfettamente ragione, perché sono state costruite fognature attorno al castello di Nozzano, l'anello è stato costruito e sono lì inutilmente, perché se non si costruisce l'allacciamento con la zona di depurazione, sono fognature del tutto inefficaci. Quindi l'obiettivo ora è, il lavoro sta andando avanti, cioè la progettazione è ultimata, stiamo mettendo a punto con le varie conferenze di servizio le possibilità di risolvere le criticità che si presentano nelle conferenze di servizio, ma il progetto è avviato, quindi quella questione arriverà a soluzione. Quindi la strada è stata intrapresa. Non ci sono più fitodepuratori, non ci sono più collegamenti con Pisa, di cui si parla dal 2001. Attenzione, dal 2001, si parlava del 2001 di questi. Finalmente si è presa una strada e la porteremo in fondo. Anche qui le chiedo una scadenza. È una gara grossa questa, perché è una gara di alcuni milioni. Deve essere fatta una gara europea. Io spero che ci voglia il minor tempo possibile. Comunque una gara come questa non si fa in meno di 8 mesi. Ammettendo di poter partire all'inizio dell'anno con la gara del 2018, non si potranno cominciare i lavori prima dell'ottobre del 2018. Quindi si va un pochino più in là. Si va. I tempi di gara sono questi, perché le procedure di gara sono complicatissime. Le ho prima citato la scuola di Mutigliano. Ma noi, per mettere a punto quella gara con le caratteristiche che aveva, abbiamo impiegato, a parte le procedure per sciogliere i nodi progettuali, quando abbiamo iniziato la procedura di gara, poi dopo ci impieghiamo ancora 3 mesi se facciamo una gara con determinate caratteristiche, e in certi casi bisogna fare gare con offerta economicamente più vantaggiosa per avere un quadro di insieme più preciso sull'impianto progettuale che desideriamo e vogliamo. Chiedo a quest'ultima domanda una risposta abbastanza sintetica, perché dobbiamo di nuovo restituire la linea alla regia. Buonasera signor Sindaco, nella zona dove risiedo, San Concordio di Moriano, in via della Maulina, nella parte alta, l'illuminazione è carente. Quando vado a fare delle passeggiate o rientro la sera dal lavoro non mi sento sicura, visto anche i periodi che corrono. Le chiedo se gentilmente può darmi una risposta in merito. Firmato Severino. Allora, ha ragione, l'illuminazione è carente da molte parti, sicuramente anche in quella zona cercheremo di migliorarla. Quindi prendo l'impegno, cercheremo di fare del nostro meglio per migliorare l'illuminazione, se, con una verifica naturalmente da effettuare sul posto. Certo. Allora, linea alla regia, ci ritroviamo tra pochissimo e tra le altre cose parleremo anche di Casa Pound, Forza Nuova, questi gruppi, le loro iniziative e quello che ha detto il sindaco nei giorni scorsi. A tra poco. Ed eccoci di nuovo a Dido in diretta con il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. Abbiamo detto che avremmo affrontato l'argomento Casa Pound e Forza Nuova. In che senso? Pochi giorni fa c'è stato il gazebo della sicurezza di Casa Pound al Luna Park e poi l'annuncio di una passeggiata della sicurezza in zona stazione. Questa iniziativa invece era da parte di Forza Nuova. Dopo queste due iniziative lei ha lanciato un appello alla prefettura, una lettera aperta alla prefettura, perché in sostanza ha detto che queste iniziative, invece di risolvere eventuali problemi di sicurezza, li aggravano, rischiano di crearne di nuovi. Ma le dico soltanto una cosa a questo proposito.
di fronte a un accadimento di un certo genere, di fronte a un accadimento per esempio delittuoso per certi conti, o delittuoso se non di ordine pubblico in ogni caso, come si comportano le ronde? Intervengono? Cosa fanno? Muovono le mani? Arrestano? Che fanno? Chiamano la polizia? Ci si rende conto delle anomalie quali sono? Le anomalie sono queste. L'ordine pubblico. Diciamo che non sono state chiamate ronde propriamente queste iniziative. Bene, passeggiate, deambulazioni, chiamiamoli come vogliamo. L'ordine pubblico lo garantiscono e debbono garantirlo le forze di polizia. Se le forze di polizia non sono in qualità sufficiente, chiederemo rinforzi. Siamo qui per chiedere al Ministero, alle necessità, se è necessario. Mi dispiace che si voglia, mi sembra di essere ancora in campagna elettorale perché immagino già altre domande. Mi dispiace che si voglia dipingere Lucca e che sia voluto dipingere Lucca come un sobborgo di chissà quale capitale del terzo mondo. Non è così. I riscontri che abbiamo normalmente non sono questi. Quindi è chiaro che c'è una richiesta di sicurezza. Ci siamo mossi su questo versante chiedendo la collaborazione dei cittadini. Questo si può fare, chiedendo al cittadino di collaborare, e l'abbiamo fatto con delle iniziative per cui chiediamo di denunciare qualunque fatto, attenzione nei vari luoghi, eccetera, eccetera. Ma la sicurezza spetta alle forze di polizia. Ma la prefettura le ha risposto quando ha fatto l'appello? Con la prefettura abbiamo un colloquio costante su certi versanti, e i dati sulla sicurezza, tra l'altro, saranno poi... Ritengo che siano stati anche diffusi dalla prefettura a suo tempo, così come lo saranno in altri casi e in altri momenti. I dati sulla sicurezza, per esempio, indicano una situazione in evoluzione positivamente rispetto al passato. A parte questi aspetti, tuttavia, io ripeto che sono le forze di polizia che debbono assicurare la possibilità di godere della vita pubblica in un certo modo. Ma quando lei ha chiesto l'intervento della prefettura, che cosa si aspettava che facesse la prefettura? Vietare questo tipo di iniziativa? Io mi sono rivolto. Non spetta ai semplici cittadini usare questi metodi. Per definizione, la forza appartiene al momento pubblico. Quindi tutto ciò che è relativo alla sicurezza deve essere esclusivo compito delle forze di polizia, che lavorano tra loro in modo integrato. Tra l'altro, noi come Polizia Municipale facciamo il nostro compito e cerchiamo di fare il nostro compito. Ma attenzione, è molto pericoloso avere passeggiate della sicurezza, avere situazioni come quelle che si stanno creando. Questo so che avviene da molte parti in Italia. Sono tutte questioni che vanno scoraggiate, anzi, che vanno semplicemente tolte. Non devono esserci. Siamo in uno stato di diritto. In quella lettera diceva anche di temere il ritorno a una situazione di alcuni anni fa, Lucca. Ma certo, ma io ricordo quando c'erano gli scontri tra diversi gruppi, tra gruppi diversi, e io non voglio assolutamente tornare a quella situazione. Né voglio avere il Far West per quanto riguarda il tema della sicurezza, né voglio tornare allo scontro politico tra varie formazioni di giovani come è avvenuto in passato. Ricordiamo alcuni episodi gravissimi che non debbono ripetersi. Il mio appello alle forze dell'ordine è questo, di vigilare, di controllare, perché anche questo aspetto della vita pubblica deve essere posto sotto controllo. Allora, lei prima parlava, immagino che ci saranno messaggi che descrivono Lucca come con una situazione da terzo mondo o cose del genere. In effetti, non so se si aspettava questo, ma certo. le leggo questo messaggio. Signor Sindaco, i cittadini del centro storico e anche i turisti lamentano il degrado, la sporcizia e le varie latrine a cielo aperto tipo Cortepini e Chiasso Barletti. Senza contare, aspetti, l'aumento dell'accattonaggio ovunque. Tutto questo allontana il turismo da questa splendida città. Firmato Serena. Dunque, allora, per quanto riguarda il turismo, non credo che si sia allontanato alcun turismo da questa splendida città. La città è veramente splendida, tant'è che si vedono tutti gli indicatori in incremento, almeno per quanto
concerne i dati che... La interrompo così poi continua. Anche un secondo messaggio dopo questo. Questo è firmato da un cittadino francese che ha comprato Maison in Lucca. E noto grande degrado in città, dice questo, questo cittadino francese, con un accattonaggio selvaggio. Quando pensa di intervenire? Quindi sono due messaggi dunque, che parlano di accattonaggio. Per quanto riguarda l'accattonaggio, bisogna spiegare un fatto. Innanzitutto non si può legalmente proibire di chiedere l'elemosina. Si è espresso su questo versante anche il Presidente della Repubblica. Le persone che vengono a chiedere l'elemosina a Lucca, che si pongono fuori da un bar, eccetera, ebbene, o di un negozio e via discorrendo, sono per la maggior parte tutte persone che provengono da fuori. Quindi, quando l'accattonaggio diventa molesto, quell'accattonaggio può essere ampiamente scoraggiato. E lo facciamo. Abbiamo una squadra nostra che interviene costantemente su questi fatti. È che per quanto riguarda poi questi aspetti bisogna avere anche la costanza dell'intervento per scoraggiare poi situazioni di effettiva molestia. Non si può per legge impedire a nessuno di chiedere qualcosa agli altri, purché questo non avvenga, ripeto, nelle forme moleste. Per quanto riguarda le altre forme di degrado a cui si fa riferimento, a me preme specificare una cosa. La città non è del sindaco. Il sindaco è colui che la rappresenta, è colui che lavora per la città intensamente, giorno per giorno. Ma la città appartiene a tutti. E tutti debbono lavorare e impegnarsi per tenerla quanto meglio è possibile, la città. Quindi alcune forme di maleducazione debbono essere controllate prima. Non si può guardare tutti gli angoli di tutto il territorio del comune. Non ci si arriva, neanche avessimo molte più possibilità e forze di quelle che abbiamo ora. La buona educazione. Per esempio, abbiamo falciato il poggio sulla variante. Ho visto gettate alcune bottiglie, proprio passando stasera, lì sopra. Qualcuno dovrà toglierle e si toglieranno. Sì, abbiamo ripulito, dice, magari daranno la colpa al comune. Abbiamo ripulito l'intera via della scogliera fino alla passerella con un'azione capillare. Abbiamo tolto anche le cartine. Non debbono esserci più buttate, perché se no questo diventa un lavoro di Sisifo. Si porta il masso in cima alla montagna e poi il masso ricade e si ricomincia ogni volta. Quindi ci deve essere la consapevolezza anche da parte del cittadino di occuparsi dei suoi luoghi, della sua città. Diceva un vecchio predicatore che venne a Sant'Alessio: se ciascuno pulisse davanti a casa sua, il mondo sarebbe tutto pulito. Bene, il comune, le strutture che appartengono al comune fanno la loro parte per intero, le altre forze collegate fanno la loro parte, ognuno però faccia la sua. Allora, torniamo alle opere pubbliche. È arrivata una domanda di Franco, che tra l'altro le domandò la stessa cosa giusto all'inizio di quest'anno nella trasmissione che facevamo il mercoledì. Signor Sindaco, buonasera di nuovo. Le chiedo quando partono i lavori del nuovo ponte a Monte San Quirino. Allora, posso dare una risposta più precisa a Franco? Perché il finanziamento del ponte, che finora era soltanto virtuale, nel mese di settembre, con la conclusione del mese di settembre, diventerà, per quello che mi è stato assicurato, quindi dico quello che so, diventerà reale. Quindi sarà un finanziamento che entrerà con una, ci si esprime sempre con sigle, io cerco di spiegarlo, si chiama Fondo per la Coesione Sociale. E quindi i 12 milioni del ponte saranno a disposizione, a partire proprio dal mese di settembre. La progettazione è conclusa, io ritengo che nel 2018 potremo, se le cose vanno come devono andare, potremo vedere qualcosa. Allora, con questa domanda torniamo un attimo indietro al concerto dei Rolling Stones, perché questo nostro telespettatore chiede chi ha scelto la destinazione del Campo Balilla per il concerto degli Stones. Chi è stato a scegliere questa location? La location del Campo Balilla era l'unica possibile nell'ambito delle mura. Se il concerto doveva avvenire in un luogo particolare come
il contesto storico, l'unico luogo era quello. Oltretutto in collaborazione con i comics, perché l'impianto che è stato costruito ora a terra servirà successivamente anche per la manifestazione dei comics. Quindi non vi erano altre possibilità, altro che quella, per costruire un concerto di quelle dimensioni, di quella portata, e ripeto anche di quella grandezza, perché tutto è questa sarà una grande festa per la città. Le chiedo una risposta sintetica a una domanda molto provocatoria, anzi una richiesta: non fare diventare anche Lucca islamica, manda via tutti i clandestini. I clandestini stanno andando via, tutti coloro che sono senza le giuste credenziali sono di volta in volta rinviati, per legge, questo è un dato di legge. Questo ci pensa l'autorità nazionale. Lucca islamica, nessuno farà diventare Lucca islamica, le nostre tradizioni sono quelle che sappiamo, non vedo questo pericolo. Ma il campo della Croce Rossa alle Tagliate come va a finire? Il campo della Croce Rossa alle Tagliate sarà liberato gradualmente. Quello è un campo, tra l'altro. Ma si giungerà alla completa chiusura del centro di accoglienza o no? Ma se Lucca è obbligata ad avere un centro di accoglienza come città capoluogo di provincia, quindi un centro di prima accoglienza lo deve avere. Ma se un centro di prima accoglienza dove stanno 30 persone è un conto, ci stanno per 4 giorni, certo. 5 giorni prima, se diventa un centro di prima accoglienza permanente è un altro conto, e non va bene, perché non possono stare nelle tende mesi le persone. Oltretutto è contrario all'idea di accoglienza che abbiamo in generale, perché quelle non sono condizioni di accoglienza. Allora, ci fermiamo per l'ultima interruzione pubblicitaria, tra pochissimo torniamo di nuovo con il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini con altre domande da parte mia e da parte dei telespettatori. A tra poco. Ultima parte della trasmissione Dido con il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. Prima di ritornare alle domande, non faremo in tempo a leggerle tutte, ve lo dico subito, che sono arrivate per il sindaco, ne faccio due prima io. Allora, la prima, l'ha preoccupata quello che è accaduto a Livorno la scorsa settimana? Certo che mi ha preoccupato, naturalmente. Esprimo grandissima solidarietà nei confronti della città di Livorno, perché è stata una città durissimamente colpita. Quando ci sono 8 vittime su un fatto di quel genere, come si fa a non essere colpiti e preoccupati? Noi possiamo stare tranquilli o no? Noi abbiamo portato avanti durante la buona stagione tutte le azioni utili per far sì che il territorio sia in sicurezza. Quindi ci sentiamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Avete visto che la gran parte dei fossi è stata sfalciata, molti sono stati cavati nella giusta dimensione, si è provveduto a livellarne altri, quindi è stata veramente una grossa attenzione. Siamo costantemente allerta di fronte a avvisi di un certo genere, perché li conosciamo. Io ricordo benissimo la notte del 2009, quando ci fu nell'Oltreserchio, ci fu quell'allagamento nell'Oltreserchio con un metro d'acqua, un battente di un metro nelle case di Santa Maria Colle, Pol San Pietro, fino a Nozzano. Ebbene, noi cerchiamo di fare il possibile per evitare determinate situazioni. Ci possono essere tuttavia fenomeni di tale intensità che sono oggi, come sappiamo, imprevedibili a volte, perché ci sono dei fenomeni però devo dire che anche la notte del nubifragio, tutto sommato, il nostro sistema ha tenuto. Quindi qualche piccolo problema l'abbiamo avuto, tuttavia credo che nell'ambito generale il sistema abbia tenuto. Poi ricordiamo che anche qui abbiamo avuto dei problemi seri, ricordiamoci quello che è successo in Vinchiana, certo, parecchi certo. anni fa. È per questo che le ho fatto anche quindi questa domanda. Siamo allerte costantemente. Cosa preoccupa di più? Lo stato d'abbandono della collina, della montagna. Questo è ciò che è più preoccupante. Quindi si tengono puliti i corsi d'acqua, però poi mi preoccupa il fatto che i privati molto spesso non tengono sistemato il territorio che è loro, su cui è la loro competenza.
e anche l'imposizione per tutti diventa molto complessa, perché non è così semplice imporre ai privati, perché i privati sono tantissimi, quindi dopo è necessario avere un controllo, è necessaria, e tutto questo richiede dei tempi che non sono compatibili spesso con la necessità di fare delle operazioni presto e oltretutto bene. Però devo dire che stando sempre molto attenti, perché bisogna sempre stare molto attenti, sono abbastanza fiducioso sul fatto che il nostro sistema, tutto sommato, possa tenere. Parliamo di soldi. Ci sono aumenti di tasse o di tariffe in vista per i cittadini lucchesi? Dunque, guardi, il far politica e fare amministrazione nei tempi di vacche molto grasse, quando la tavola era apparecchiata, ce n'era per tutti e cascavano anche delle briciole, è sicuramente più facile che farlo ora, in tempi come questi. E tuttavia è necessario proprio in tempi come questi tenere, ovvero è necessario prestare molta attenzione a tutto quello che si può fare. Il bilancio del Comune di Lucca è un bilancio che manifesta alcuni problemi, perché basta pensare all'assenza di oneri di urbanizzazione. Che è una cosa che molto spesso... Che erano parecchi... è qualcosa che le persone debbono sapere, che erano parecchi milioni, in passato sono stati molti, veramente molti, oggi sono praticamente quasi inesistenti, sono molto, sono un nono di ciò che erano in passato. E immaginate passare da 12 milioni, 10 milioni di oneri a 1 milione e 4, 1 milione e 5, 1 milione e 6, 1 milione e 7. Considerate il fatto che lo Stato prima, entro il 31 di gennaio o entro il 15 di febbraio, diceva quanto ti dava. Ora lo Stato viene a prendere quello che hai, perché c'è il problema del debito pubblico che tutti conoscono, deve essere contenuto. È stato spiegato da Padoa quanto sia necessario ancora stare molto attenti sulle varie questioni. Ma state pensando a qualche ritocco in definitiva? Non posso immaginare oggi le necessità che avremo nel 2018, però entro la fine dell'anno metteremo a punto il bilancio e a quel punto osserveremo le questioni con grande attenzione. Allora, torniamo alle domande dai telespettatori. Senta, questa firmato Enrica. Signor Sindaco, non so se sono fuori tema perché ho acceso ora la TV, ma mi spiega perché la via Pisana viene pulita sino a Fagnano e dopo le erbacce arrivano fino nel mezzo alla strada rendendola ancora più pericolosa. Quelli di Montuolo devono morire schiacciati? Morire schiacciati, ha fatto bene a segnalarmelo e ne parlerò poi immediatamente col consorzio a cui ritengo spetti di la cavatura del canale e la sistemazione del canale. Quindi lo segnala, certo. Lo segnalerà. Ci sono c'è più di un telespettatore che ci chiede degli assi viari, se ci sono novità. Ci sono novità. Spero che la progettazione e quindi la definizione del tracciato ci sia entro la fine dell'anno. Me l'auguro davvero. Tutte le informazioni che ho, però sono sempre molto cauto nel dare queste notizie, tutte le informazioni che ho mi indicano un lavoro assiduo su questi aspetti. Mi auguro e spero che il 2018 sia anche da questo punto di vista ricco di buone notizie. Questo sarebbe un fatto di grande positività, l'asse nord-sud in particolare, perché se si riesce veramente a compiere un'operazione di questo genere si libera una parte importante del traffico che strangola la città. Il trasporto pubblico ne troverebbe un grande giovamento, il trasporto leggero su bicicletta ancora un grande giovamento, perché un conto è muoversi con 2000 camion il giorno che si muovono con te, un conto è muoversi in un contesto che è alleggerito rispetto a tutto questo. Quindi penso che anche da questo punto di vista il 2018 sarà un anno decisivo. Un telespettatore le chiede se non pensa che sia stata una scelta sbagliata spostare il mercato ambulante alle tagliate. Si è pentito di questa scelta? Ma queste scelte sono determinate da varie situazioni. Come si faceva a mantenere il mercato in via dei Bacchettoni, con quelle dimensioni, con caratteristiche di sicurezza che non erano più garantite? Quindi ci sono delle scelte che si compiono perché debbono essere compiute necessariamente. Quindi, inoltre, la zona dei Bacchettoni credo che
avesse bisogno di essere alleggerita. Poi c'è un parcheggio, intendiamoci bene, diversamente non c'era alcuna area di parcheggio, diventava una congestione molto forte, quindi la scelta di spostare il mercato in un'area mercatale appropriata è stata, credo, una scelta che è stata compiuta con grande oculatezza. Sindaco, per favore faccia uscire la Polizia Municipale dalle mura, fuori dalle mura. Le frazioni sono anni che non vedono una pattuglia. Non esiste solo il centro storico. Grazie, Ale. Lei, cioè Ale ha ragione, non so se si tratta di Alessandro o di Alessandra. E cerchiamo di fare il possibile mandando la Polizia Municipale là dove è necessario. Ci sono controlli sulla velocità, ci sono controlli sull'uso del telefonino in auto, ci sono controlli pertanto sulla correttezza di guida. Sempre più assidui saranno questi controlli, perché è necessario garantire sulla strada le migliori condizioni di sicurezza. Sappiamo che molti incidenti arrivano proprio per trasgressione alle regole fondamentali del codice della strada. Su questi aspetti, ripeto, così come su altri, saremo abbastanza inflessibili. Quindi la Polizia Municipale si muove su tutto il territorio, si cerca di muoversi per le disponibilità che ha su tutto il territorio, lo ripeto. E comunque sicuramente Ale ha ragione, non c'è soltanto il centro storico. Allora, questo telespettatore torna un passo indietro alla storia dei lampioni tagliati sulle mura e ci chiede, Daniele, perché i lampioni sono stati tagliati? Non si potevano semplicemente rimuovere e poi ricollocarli dopo il concerto? Era la configurazione proprio della fondazione del lampione che probabilmente non permetteva questo. Comunque assicuro sul fatto, come ho detto in precedenza, che saranno ricollocati come prima e spero anche meglio di prima. Mi preme riprendere un discorso che prima si faceva quando è stato detto un signore ha detto no, non consente a Lucca di diventare islamica. Sì. Informo di un fatto. Il vescovo Agresti e il pastore Maselli insieme avevano avuto l'idea di un centro interconfessionale su Lucca. Bene, il mio sogno, insieme a ovviamente ad altri, è proprio di avere un luogo in cui ci si confronta, si sta insieme, ci si rispetta. Cioè, sta pensando di fare un progetto di quell'idea? Ma è un vecchio progetto che porterebbe una maggior conoscenza gli uni degli altri e porterebbe a rispettarci reciprocamente per quello che siamo, senza che si creino situazioni di frattura o identità complesse che poi si scagliano nel modo che vediamo gli esempi dall'Inghilterra alla Francia, alla Barcellona sono esempi sicuramente di grande rilievo. Il sogno è un rispetto reciproco, senza identità sbagliate che poi possono portare a delle situazioni del tutto indesiderate. Allora, prima di chiudere, siamo in chiusura, però bisogna che le faccia questa domanda di Andrea perché ce l'ha mandata 8 volte, quindi evidentemente vuole veramente che le venga fatta. Zona mercato, abito in zona sistema ambiente Borgo Giannotti. Da molti mesi viene utilizzato un parco pubblico come parcheggio abusivo nella zona del mercato dove sono situati 2 WC pubblici. Da mesi faccio segnalazioni alla Polizia Municipale e mi rispondono che ho ragione ma non sono mai intervenuti. Quindi questa è una segnalazione che le faccio direttamente. Il parco pubblico credo che sia la Pioppeta. È possibile. Tra l'altro c'è una pianta malata lì, ce ne sono state altre e mi sembra che quella pianta sia in procinto di seccare. L'ho fatto vedere quelle piante per capire che problemi ci sono. Se c'è la difficoltà che rilevava questo telespettatore, vuole togliere 2 bagni pubblici, penso che sì. Le auto non devono andare sul prato, se poi ci sono i bagni pubblici che possono avere un'altra collocazione, se è questo che disturba. Cioè più che altro lui vuole togliere che vengano tolte le auto, perché le auto non devono andare sul quindi sul prato. Anche questo bisogna che prenda le auto prenda lei come segnalazione. Prendo io come segnalazione. Allora, dobbiamo chiudere, molte altre domande gliele faccio al sindaco al termine della trasmissione e gliele accenderò, quindi potrà prenderne nota. Grazie a tutti per averci seguito e per le domande. Grazie al sindaco Alessandro Tambini che è stato nostro. Grazie a voi e grazie ai telespettatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. E buona serata a tutti.